Il legale di Nicola Amado, avvocato Letizia Doppio Anfossi, alla prima intervista televisiva ha dichiarato che il suo assistito è cosciente di quanto accaduto ed è molto provato. Uno studente delle industriali ha rischiato di morire trafitto dopo che è inciampato e ha sfondato la vetrata d'ingresso dell'istituto. Domani incontro in prefettura per mettere a norma gli infissi. Nonostante i vari solleciti, il lotto 9 della Sassari Olbia resta bloccato e l'onorevole Manincheda presenta un esposto alla procura di Tempio contro l'ANAS. TG di Canale 12, buonasera e ben trovati in apertura, l'avete visto dagli strilli del nostro sommario. Torniamo a parlare del caso che ha scosso l'opinione pubblica, il caso di femminicidio accaduto la scorsa settimana. Infatti è ancora viva la commozione proprio nell'opinione pubblica per i funerali celebrati ieri di Anna Doppio, la donna brutalmente uccisa la scorsa settimana alla periferia di Sassari per mano del marito Nicola Amado, che si trova agli arresti nel carcere di Bancali. Dopo l'interrogatorio di garanzia parla per la prima volta in un'intervista televisiva ai nostri microfoni l'avvocato Letizia Doppio Anfossi, difensore di Amado. Sentiamo. Il fatto è che il signor Amado ha capito dalla moglie, saputo che lo voleva lasciare, e quindi lì c'è stata la reazione che purtroppo tutti conosciamo. Durante l'interrogatorio di garanzia è trapelato che il suo assistito fosse particolarmente provato nel ripercorrere le vicende tragiche che conosciamo. Ma è chiaro che a distanza di qualche giorno, da un fatto così drammatico, anche chi è stato il protagonista di questi fatti realizza in maniera completa quello che è accaduto. È certo che il signor Amado è apparso molto provato davanti al giudice per le indagini preliminari. Le è sembrato che fosse, insomma, consapevole di quello che ha compiuto? Consapevole perché lo sa, sì. Consapevole poi di tutto quello che sarà, non sono sicura che lo sia. Penso che comunque poi alla fine realizzerà, come già ha iniziato a fare nell'interrogatorio di garanzia. E rispetto alla sua posizione nei confronti dei figli? Nei colloqui col difensore qualcosa è emerso, ma chiaramente io non posso riferire quello che il mio assistito mi dice nei colloqui privati. Quale potrebbe essere lo scenario che gli aspetta? Per questo reato è prevista una pena molto alta, sino alla pena massima. Rispetto invece al quadro familiare, è riuscito a farsi un'idea un pochino più chiara? C'erano delle situazioni conclamate di una coppia che era palesemente in crisi? Dal mio assistito no, non ho notizie di come fosse precedentemente la relazione coniugale. E questo credo che lo sapremo nel momento in cui ci saranno tutte le carte in tavola e quindi si affronterà poi il processo. Incontrerà a breve il suo assistito, immagino. Certamente sì. Il tema femminicidio di drammatica attualità in questa settimana sarà ripreso domani in una scuola con gli studenti dell'Istituto d'Arte Filippo Figari, grazie al progetto avviato dalla Polizia di Stato. Questo non è amore. Sentiamo Sandra Sanna. Prosegue l'iniziativa Questo non è amore, slogan che la Polizia di Stato ha scelto di unire al progetto contro la violenza sulle donne e che dopo i recenti fatti che hanno sconvolto Sassari assume un significato particolare e di poco meno di una settimana all'orrendo omicidio di una donna resa viva dal marito che non voleva separarsi, mentre ieri si è avuta notizia di un altro femminicidio sulla nave che collega Genova con Civitavecchia, dove è stato trovato il cadavere di una turista, con molte probabilità quello di Imelda Beckstein, 74 anni di Monaco, scomparsa lo scorso 30 ottobre. Il corpo in avanzato stato di decomposizione, nascosto nella sala macchine, è stato rinvenuto dal personale della Tirrenia. La sua scomparsa era stata denunciata dal marito con cui viaggiava sulla stessa nave 15 giorni fa. Un giallo da risolvere che speriamo non abbia un finale scontato. Sabato scorso la città ha manifestato il suo sdegno contro il femminicidio in un flash mob che si è svolto nella piazza simbolo di Sassari, quella dedicata a Monica Moretti, il medico trucidato da uno stalker, e proprio in quell'occasione, oltre a ricordare le 98 vittime in tutta Italia, si è parlato dell'importanza del coinvolgimento dei giovani e della loro educazione per prevenire la violenza e insegnare il rispetto. Ed è proprio per questo motivo che domani sarà inserito nel calendario dell'iniziativa della Polizia Questo non è amore, l'allestimento di uno stand presso il liceo artistico Figari di Sassari, che sarà la prima scuola interessata da questo progetto.
All'iniziativa parteciperanno un medico psicologo della Polizia di Stato, un operatore della squadra mobile e un rappresentante della rete antiviolenza. Il team avrà il compito di spiegare i dettagli del progetto e fornire tutti i consigli utili ai giovani studenti per intraprendere un'importante battaglia di civiltà per la promozione e la diffusione della cultura della non violenza. Restiamo sulla cronaca, sembrerebbe trovare invece conferma che la donna morta trovata nella sala macchine di una nave Tirrenia, la Scharden, sia la stessa turista tedesca Imelda Bechstein, 74 anni, di Monaco, la cui scomparsa era stata denunciata dal marito il 30 ottobre scorso. Il cadavere è stato ritrovato in un incavo delle eliche di Prua, sotto il livello del mare. Un vero e proprio giallo che tenderebbe però ad escludere l'ipotesi di suicidio o di un malore. Intanto l'Interpol è sulle tracce del marito, che dovrà effettuare il riconoscimento della salma, la cui autopsia è stata disposta dal medico legale, il dottor Francesco Serra, per giovedì prossimo. Ed è stata sfiorata la tragedia la scorsa settimana nell'istituto industriale a Sassari. Uno studente ha rischiato di restare trafitto da una vetrata. Domani incontro in prefettura per chiedere la messa a norma di tutti gli infissi, di tutti gli istituti scolastici. Sentiamo. Si è sfiorata la tragedia la scorsa settimana nell'istituto Giovanni Maria Enjoy, quando uno studente, nell'inciampare davanti alla porta d'ingresso, ha sfondato la vetrata e uno degli spicchi di vetro gli si è conficcato per 7 cm nel costato, sfiorando gli organi vitali. Immediatamente soccorso dai docenti e gli operatori del 118, il giovane è stato trasportato all'ospedale civile di Sassari, dove i sanitari gli hanno riscontrato una gravissima emorragia, ma fortunatamente senza conseguenze. L'estrema gravità del caso ha indotto la dirigente scolastica a farsi carico delle responsabilità che la scuola ha nei confronti degli studenti, perché tutti i vetri presenti nelle strutture scolastiche devono essere messi a norma. Per questo motivo domani alle 15 sarà chiesto un incontro con il prefetto per ottenere risposte concrete in tutti gli istituti scolastici, in modo da risolvere un problema non più rinviabile che mette a rischio l'incolumità di studenti e docenti. Ma sentiamo il dirigente scolastico Maria Giovanna Oggiano. Per fortuna adesso è già a scuola, questa mattina era già a scuola. È stato un incidente dovuto a un inciampo che l'ha costretto a cadere rovinosamente su una porta esterna con il vetro che è andato in frantumi. E ha comportato delle conseguenze pesanti, grazie a Dio è andata bene, ma poteva trasformarsi in tragedia perché ha avuto una ferita abbastanza profonda al torace. Questa situazione non può continuare a sussistere nelle nostre scuole. I vetri devono essere messi tutti in sicurezza. Restiamo a Sassari, ancora un raid vandalico notturno che prende di mira le auto parcheggiate. Ieri notte è stata la volta di una Toyota Yaris e di un furgonato Iveco. Entrambe le auto sono state incendiate in due momenti successivi, vista anche la distanza tra i mezzi che escluderebbe un unico attentato. Ignoti gli autori e anche il movente. L'unico dato certo è che il fenomeno si stia ripetendo con una preoccupante frequenza, che potrebbe stare a indicare qualsiasi ipotesi, da quello di un sabotaggio mirato fino all'attività malsana di qualche tepistello. E ora cambiamo argomento. Sempre fermo il lotto 9 sulla strada Sassari-Olbia. Nonostante i numerosi solleciti per questo motivo, l'onorevole Maninchedda ha denunciato l'ANAS alla procura di Tempio. L'ANAS ammette le sue responsabilità anche sul tratto all'altezza del bivio di Muros, dove la carreggiata era stata ristretta a seguito di un incidente accaduto prima dell'estate. Sentiamo. Il lotto 9 della Sassari-Olbia, all'ingresso della città gallurese, è ancora fermo nonostante il termine dei lavori fosse stato fissato a suo tempo nel 2014. Dopo vari solleciti da parte dell'assessorato ai lavori pubblici della regione nei confronti dell'ANAS, il titolare Paolo Maninchedda ha deciso di inviare un esposto alla Procura della Repubblica di Tempio, che ora dovrà intervenire per verificare le responsabilità dei ritardi e le mancanze di interventi della stazione appaltante. Come aveva scritto all'ANAS Paolo Maninchedda già lo scorso maggio e dopo una precedente missiva, i lavori di realizzazione del lotto 9 erano stati bloccati a causa di problematiche interne all'ATI aggiudicataria legate al subentro di un operatore economico nella stessa associazione e aveva denunciato lo stato di grave pericolosità del traffico in quel tratto. Ma i problemi legati all'associazione di imprese evidentemente non si sono mai risolti. Così, un mese dopo, la richiesta dell'assessorato ha usato toni ancora più duri, chiedendo all'ANAS di valutare, viste le inadempienze della ditta appaltatrice, la risoluzione del contratto. Niente però da allora è accaduto e la nuova mossa dell'assessorato è stata quella di denunciare i fatti alla procura.
procura. Dall'inizio dell'incarico, Paolo Manichetta, presidente del Partito dei Sardi, aveva posto le basi per una nuova forma di rapporto con i soggetti statali in linea con la concezione sovranista del governo sardo. L'esposto alla procura va in questo senso, con la regione che tratta da pari, vigila e interviene davanti alle inadempienze delle istituzioni, come ha scritto Manichetta sul suo blog. Intanto segnaliamo un altro problema che riguarda il tratto della 131 verso Sassari all'altezza di Muros, dove le carreggiate sono sfalsate e proprio alla fine del muraglione che le separa l'imboccatura di una curva, la strada si restringe ad una corsia. Colpa di un incidente accaduto diversi mesi fa in cui si era verificato uno sversamento di sostanze pericolose. Secondo l'ANAS doveva provvedere alla bonifica a sue spese chi aveva causato l'incidente e non l'ha fatto. Ora dovremo provvedere noi, ammette ANAS Sardegna, che prende in carico troppo tardi le sue responsabilità sulla sicurezza stradale. E ora parliamo di impresa. Il roadshow della Regione per le Imprese è stato inaugurato a Sassari negli spazi della Promo Camera. L'assessore Paci promette bandi semplici, burocrazia rapida e risposte veloci. Sentiamo. Bandi semplici, burocrazia ridotta e tempi rapidi, oltre 700 milioni di euro a disposizione nei prossimi 6 anni per chi ha un'impresa o vuole fare impresa. Finanziamenti calibrati, una grande spinta alla filiera e alla internazionalizzazione. Questo è il messaggio con cui si è aperta Sassari, la tappa inaugurale del roadshow organizzato dall'assessorato alla programmazione. Con l'assessore Raffaele Paci, presso gli spazi della Promocamera, erano presenti gli assessori dell'industria Maria Grazia Piras e dell'artigianato, turismo e commercio Francesco Morandi. Ci sono decine, centinaia di milioni disponibili, le imprese ci devono crescere, la Regione sta mettendo tutta la sua struttura per dare queste risposte, dobbiamo far ripartire l'economia e l'economia riparte solo se le imprese hanno fiducia e partono i nuovi investimenti. È fondamentale per la Sardegna produrre, è fondamentale che ci sia una reazione da parte delle imprese e che si ritorni finalmente a investire su artigianato, turismo e commercio. C'è un'opportunità concreta. Finanziamenti regionali da 15 a 150 mila euro a disposizione delle imprese fino al 31 dicembre di quest'anno. Abbiamo necessità di far diventare più efficienti le imprese. Il costo dell'energia è sempre stato un grande problema in Sardegna. Incominciamo con questo bando a risolverlo. Le imprese potranno fare un bilancio energetico, potranno capire quali sono i problemi che hanno l'impresa e attraverso il bando certificarsi, fare una certificazione ISO sull'energetica potranno intervenire anche su uno dei problemi che l'audit energetico ha rilevato. Ed ora la cultura, sarà il compositore Nicola Piovani ad inaugurare il prossimo 13 dicembre al Teatro Comunale di Sassari la stagione teatrale e di danza del CEDAC, che comprende 12 titoli in cartellone. Ci racconta tutto Luca Foddai. 12 titoli in cartellone tra dicembre e aprile, classici del Novecento e nuova drammaturgia, per un viaggio sul filo delle emozioni. È la stagione di prosa e danza 2016-2017 del CEDAC, che al Teatro Comunale di Sassari propone un calendario che comprende visioni d'autore e musiche da film. Si inizia infatti il 13 dicembre con La musica è pericolosa, che vedrà la partecipazione del premio Oscar Nicola Piovani. La stagione, che ha il sostegno dell'amministrazione comunale, è stata presentata a Palazzo Ducale dall'assessore alla cultura Raffaella Sau, insieme al presidente del CEDAC Antonio Cabiddu e al direttore artistico Valeria Ciabattoni. Tra i protagonisti degli altri appuntamenti ci saranno Giuliana Dessio, con Notturno di donna con ospiti di Annibale Ruccello, e Paolo Bonacelli, insieme a Giuseppe Pambieri e Valeria Cianguttini, in Classe di ferro, successo internazionale di Aldo Nicolai. Spazio al Teatro di Edoardo De Filippo con Non ti pago, con Gianfelice Imparato e Carolina Rosi, e la regia di Luca De Filippo, recentemente scomparso. Ironia in scena con la commedia francese Ieri un altro giorno, con Gianluca Ramazzotti e Antonio Cornacchione. E intrecci tra letteratura e teatro con le sorelle Materassi, con due interpreti d'eccezione come Lucia Poli e Milena Vukotic. Marina Massironi e Alessandra Faiella sono invece le protagoniste di Rosaline, di Edoardo Erba, mentre spetterà al giornalista Federico Buffa raccontare le Olimpiadi del 1936 tra sport e storia. Infine 4 balletti, tra cui Anna Karenina del Balletto di Milano e Il Lago dei Cigni nella versione del Balletto Nazionale dell'Opera di Odessa. E torniamo in studio per la pagina sportiva. Meo Sacchetti presenta il suo libro che abbraccia la sua carriera fino ai successi ottenuti con la Dinamo, Bagno di Folla, per sottolineare il grande affetto dei sassaresi per il coach con i baffi. Sentiamo i Cori Bichesu.
Una storia indissolubile è quella che lega Meo Sacchetti alla Dinamo Banco di Sardegna e all'intera isola. Una storia nata nel 2009-2010, quando approda la guida del roster sassarese e centra la promozione in Serie 1, con lo storico spareggio contro Veroli. Da allora è un crescendo di piazzamenti che culmina con la conquista della prima Coppa Italia nel 2014 con Travis Diner MVP. L'anno appresso l'apoteosi con la conquista del triplete. Coppa Italia, David Logan MVP, Supercoppa, Jerome Dyson MVP e dello Scudetto. In sintesi, questi sono i risultati ottenuti da Buffalo Rules. Ieri alla Camera di Commercio, un bagno di folle di tifosi che hanno voluto stringere e omaggiare il coach di Altamura che si racconta in un libro. Esemplificativo il titolo, Il mio basket è di chi lo gioca. Una marcord nella sua carriera cestistica con aneddoti e situazioni davvero simpatiche che rende la lettura gradevole. Il coach ha salutato tutti e ha tenuto banco con battute frizzanti. Ringraziamenti alla società Dinamo che ha dato tanto all'uomo Sacchetti e la certezza di averlo ormai reso sardo visto che è a casa ad Alghero. E chissà se nel suo buon ritiro il coach con i baffi possa scrivere anche il sequel del suo libro. Ed ora il calcio, la Torres dopo la battaglia di Ostia si riconferma all'ultimo posto nella classifica generale, molte le attenuanti a questo ennesimo scivolone, a cominciare dagli infortunati per finire agli squalificati che hanno privato il collettivo di elementi che avrebbero potuto fare la differenza. Sentiamo Gianni Zara. Ancora una brutta sconfitta per la Torres che dopo la battaglia di Ostia si riconferma all'ultimo posto della classifica generale, dando notevole margine ad una diretta concorrente nella lotta per la permanenza nella quarta serie del calcio nazionale. Certo, le attenuanti a quest'ennesimo scivolone sono molte, a cominciare dagli infortunati per finire agli squalificati che hanno privato il collettivo di elementi che avrebbero potuto fare la differenza, ma per quante giustificazioni si possano accampare, non si può evitare di pensare ad un immediato futuro ancora peggiore. Oltre a un risultato che non lascia spazio a commenti positivi, c'è infatti da notare che al termine del delicato e nervoso confronto con gli Umbri ci si è trovati anche a fare conti con le drastiche decisioni della terna arbitrale che hanno prodotto le ulteriori espulsioni di Angelo Della Guardia e di Fabio Moscato che finiranno per produrre altrettante squalifiche. Ciò premesso, sulla gara di ieri resta ben poco da argomentare perché la Torres ha affrontato il Foligno ad armi pari solo nella prima mezz'ora del confronto per poi cedere di schianto nel finale della prima frazione di gioco in conseguenza della doppietta dello sgusciante Silvio Mercaj, attaccante fulginate. Chi si attendeva a una reazione dei ragazzi di Bacci nella ripresa ha dovuto invece subire una seconda parte spigolosa, a tratti anche brutta e ricca di falli, che è riuscita a produrre solo due rigori. Uno messo a segno da Giovanni Catanese per il Foligno e l'altro che ha permesso a Luca Mucilli di segnare l'unico gol per la Torres. Ora la Torres avrà di fronte la dura trasferta contro l'Arzachena, che finora ha dimostrato un bel gioco in questo campionato, dove ha raccolto ben 18 punti in 11 gare disputate. Ed ora il basket in carrozzina, GSD Porto Torres Banca San Stefano con una prestazione che mette in mostra il grado di preparazione giusto per affrontare sabato alla Palamura i campioni d'Italia della Briantea Cantù. Sentiamo. Prosegue la marcia del GSD Porto Torres che vince in trasferta a Santo Stefano con una prestazione di squadra davvero notevole. Una partita che ha visto protagonista Pratt, che ha messo a referto 20 punti, il solito Matt Scott per la star americana alla fine 18 e la certezza Bates che ha chiuso con 15 punti. Coach Di Giusto esprime soddisfazione ma è chiaro che cerca di plasmare al meglio una squadra che ha ambizioni da primato. Dice il coach: si vorrebbe andare sempre a miglia all'ora, ma non è la mia idea di basket. C'è da migliorarsi, ma vincere di 18 su un campo difficile come questo di Santo Stefano è un buon segnale. Per la gara che sabato vedrà impegnato il GSD contro i campioni d'Italia della Briantea Cantù. Quello ho cercato di far capire ai miei ragazzi è che contro di loro non potremo permetterci errori. Palla 2 alle ore 19 al Palamura, dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni. E questo era l'ultimo servizio, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dai vostri smartphone o tablet attraverso wifi.tv. L'informazione di Canale 12 torna domani mattina alle ore 7 come di consueto, non dimenticate la striscia informativa dalle 14.30, ora spazio alle notizie nazionali curate dall'agenzia di stampa ADN Cronos. Io vi rinnovo l'appuntamento per domani con il telegiornale delle 19.45, vi ringrazio della vostra attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.